Oggi ti faccio conoscere Petrolini, un genio futurista della comicità, un personaggio per molti sconosciuto. Era un divo, un personaggio comico grottesco e la sua comicità ha affascinato pure la morte. Partiamo? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale parlo della comicità. Se vuoi, puoi scoprire di più sui webinar e studiare la comicità e le formule comiche. Puoi andare sul nostro sito. Ma oggi ti parlo di Petrolini, a volte usando anche delle citazioni di Nello Aiello del 2006. Che bel tipo di mascalzone quando fai gigetto. Però sei un simpaticone quando fai gastone. Ettore Petrolini nacque a Roma il 13 gennaio del 1884 da Luigi e Anna Maria Antonelli, quarto dei sei figli. Il rapporto con il padre fu piuttosto burrascoso, non gradì la scelta del figlio di intraprendere la carriera di attore, al contrario della madre, che lo aiutò anche economicamente. Era dell'84, ma il nostro Ettore se n'era sempre tolti un paio. Dichiarava di essere dell'86. Nel 1890 la famiglia Petrolini si trasferì nel Rione Monti. A 13 anni ferì involontariamente un suo compagno e gli costò, con il consenso del padre, il riformatorio. Una ferita profonda per tutta la vita. Fu così che appena quindicenne abbandonò la casa paterna per seguire un gruppo teatrale ambulante. Tra il 1900 e il 1902 iniziò la carriera con il nome d'arte di Ettore Loris, esibendosi in locali di scarso prestigio, ma anche nei più rinomati caffè concerti. Nel 1903 decise di concentrare la sua attività nel circuito del caffè concerto come macchiettista. Il debutto al Caffè Chantant Gambrinus fu con lo pseudonimo di Ettore Loris, ma erano ancora vive le cicatrici di un'adolescenza turbolenta. Gigi Erbullo, la macchietta d'esordio, somigliava al protagonista di un sonetto di Trilussa, Ertepista. Si nomini Gigetto per l'Urione, la gente ha da tremare, ce ne hanno mandati tanti all'ospedale, ma tanti che se sa. Il primo suo impresario, al nome di Ettore, gli diede la qualifica di buffone. In questo stesso anno, nel 1903, incontrò al Gambrinus Ines Colapietro, con la quale strinse un sodalizio artistico e di vita. Nel 1907 i due vennero scritturati per una tournée in Sud America, poi ne seguirono altre negli anni successivi, il cui successo fu tale che al ritorno a Roma l'artista venne scritturato da Giuseppe Iovinelli per il suo nuovo teatro. Per l'ombelicolo di Nabucodonosor, badate che io schiavo non son di quella vana. Chi l'ha fumato quella vana? Petrolini divenne popolarissimo, tanto che il Teatro Sala Umberto pagò al Teatro Vinelli una cospicua penale per poterlo avere per 3 anni in esclusiva. Nel 1908 creò al Teatro Morisetti di Milano i Salamini, la macchietta che consacrò l'effetto idiozia con una battuta chiave: più stupidi di così si muore. Spuntarono nuove filastrocche e parodie, da Faggio Fernando rifatto su un dramma di Giacosa a Ma l'amor mio non muore, una presa in giro delle dive del cinema muto, a quella commedia Chicchignola, nella quale tanti scoprono il suo grande talento. Ma tutto ciò che sono non ve lo posso dire. Mi ha piazzato, più stupidi di così si muore. Ci furono trionfi nei teatri di Parigi, Londra, Berlino, Vienna e le tournée in America del Sud. Tornò insomma in patria celebre. Presto il suo stile venne collegato a quello futurista, il puro umorismo futurista, scrisse Marinetti. Di rado Petrolini si mostrava sensibile agli elogi, anzi, potevano suggerirgli modi di scherno. Marinetti, cantava ad esempio Ettore, è quella cosa che, facendo il futurista, futurista, ogni sera fa provvista di carciofi e e di di patate. patate.
nel 1915 creò una sua compagnia di varietà, con la quale mise in scena le prime riviste, rivelandosi non solo un bravo attore, ma anche un prolifico e fantasioso drammaturgo, anche regista e anche per altri. Era l'immagine dell'uomo del dopoguerra, del bell'imbusto, del fato, di chi disprezzava ogni nobile sentimento. Petrolini riusciva nello stesso tempo a esprimere questo personaggio e nello stesso tempo a criticarlo. Per esempio, un verso era: bello, non ho niente nel cervello. Come repertorio comico lui è la macchietta, un punto di riferimento per il teatro comico dell'epoca. E non solo, Petrolini divenne il re dello sberleffo, della satira pungente, condannando l'ipocrisia e il malcostume, ma non risparmiando nessuno, né popolani, né potenti e neppure il regime fascista, che criticò con sapiente sarcasmo. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella e più superba che... Bravo, grazie! Più bella e più superba che... Bravo! Più bella che... Bravo! Bella, grazie! Il popolo, quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Sfoggiava un umore sfottente. Io sono bravo, proclamava, pure quando dormo. Se la prendeva con chiunque volesse insegnargli qualcosa. Creava dei climi, cercava di creare dei climi. Quello forse è l'aspetto meno conosciuto di Petrolini. La pausa petroliniana era lentissima e durante la pausa comunicava la sua faccia. Dei registi all'epoca ce n'erano pochi e lui diffidava. E infatti Blasetti, che nel 1930 girò il suo Nerone, sì, per il cinema, diceva che durante le riprese Petrolini era stato così scopertamente e candidamente prepotente che non ci furono con lui né scontri né polemiche. Insomma, prendere o lasciare. Il suo repertorio era fatto di colmi, lazzi, scherzi, con qualche incursione nella volgarità. Era disgustato dai divi e le divine del cinema, con quell'aria di superiorità a stile del primo dopoguerra. Con Gastone uscì il disprezzo che nutriva per loro. Che bel tipo di mascalzone quando fai Gigetto. Però sei un simpaticone quando fai Gastone. Chi osava attribuirgli qualche parentela professionale si sentiva rispondere: io discendo dalle scale di casa mia. Da lui abbiamo una frase che ci accompagna nella vita professionale, sì, nella nostra: sono contento che nessuno mi abbia insegnato a recitare, perché così, non sapendo recitare, recito benissimo. È il nostro pensiero. Ognuno è maestro di se stesso, puoi avere gli strumenti come abbiamo noi, ma nessuno può insegnarti a far ridere. Tu devi insegnarti da solo, con le conoscenze e la matematica della comicità. Insomma, guidare la macchina della risata con il volante giusto. Lui lo sapeva bene. Quando hai possesso delle formule comiche, allora puoi fare quello che vuoi. Nelle vesti di protagonista di Romani di Roma, avendo preso moglie una ragazza di Alatri, diceva di aver sposato una latrina. Davanti ai suoi fan, dei quali non ricambiava i sentimenti, sì, ho detto non ricambiava i sentimenti, inscenava furiosamente la favola della stupidità. Un modo per lui di essere rivoluzionario e soprattutto irriverente. Petrolini fu anche scrittore di testi, autore e interprete di canzoni di successo, come le indimenticabili Una gita a Licastelli, conosciuta come, anche come Nanni, e la famosissima Tanto per cantare. Cantate in seguito da tanti artisti, tra i quali una menzione particolare spetta Nino Manfredi, il re del varietà, della rivista, dell'avant spettacolo, il precursore del moderno cabaret. Si ritirò dalle scene nel 1935 per una grave forma di angina pectoris. Considerava la sua malattia, che l'avrebbe ucciso, una sua spalla di scena. La signora Angina la chiamava. Il 29 giugno del 1936 la morte raggiunse Ettore Petrolini. Arrivò scortata da alcune frasi celebri. Ammazza quanto è lunga sta agonia, aveva esclamato Petrolini. E poi, quando vide il sacerdote che gli si avvicinava con l'olio santo, adesso sì che son fritto.
Che vergogna morire a 50 anni. Quest'ultima, come sappiamo, era una piccola bugia. Ciò che non aveva previsto era che sarebbe scomparso il giorno della festa di San Pietro, il 29 giugno, appunto. Ha voluto essere da Roma pur all'ultimo della vita, disse Trilussa seguendo il feretro. Petrolini, ha scritto Pietro Pancrazzi, ha avuto il coraggio di essere idiota, apertamente, liberamente e allegramente idiota. Grande Petrolini! Spero che il video ti sia piaciuto e ti ringrazio di avermi seguito fin qui. Fammi sapere cosa ne pensi e soprattutto se lo conoscevi. Lasciami un like e io ti aspetto al prossimo video. Ciao!